Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Sono un attimo fermo sulla schermata di inizio gioco perché non ci ho mai fatto caso che i personaggi vengono aggiunti man mano. Io praticamente facevo uno spam di Z incredibile e andavo avanti, tipo adesso. Siamo davanti al nucleo, alla vista del nucleo, quindi io direi di non perdere altro tempo e proseguire perché sembra che stiamo in dirittura d'arrivo. Intendo per la prima parte del gioco, non dico la true ending, ma insomma. Seleziona una destinazione, come piano 1 e piano 2. Andiamo a piano 1? Ma ci sono solo questi due piani oppure questo qui è solo per fare scena? Ok, S1, che penso sia quello, uno dei... Ah. Piano 2, destra. Destra, destra sarà. Penso. Let's go. Dunque, oh, che cos'è questo? Sono Caldogero Torcia Accesa. Ricordati il mio nome. Grazie, Caldogero Torcia Accesa. Ma chi è questo? Fermi tutti. Amo i panini. Ehi, non è strano che ci sia della neve sul tetto di quel tipo? Forse sono troppo prigo per traglierla. E probabilmente, vabbè, conoscendo Sans. Panino tostato. Ehi, Sans! Ehi, amico, come va? Vuoi comprare un panino? Sono solo a 30G. Oh, certo. Grazie, Ciccio. Ecco il tuo panino. Sì, Ino. Paninino. Ah, paninino. Abbreviativo di panino. Ma non è vero. Vabbè, devo risparmiare soldi. Per l'università e per i ragni. Sta cosa dei ragni. L'altro giorno, non mi ricordo se poi l'ho lasciato nel video perché era un dialogo mentre stavo fermo, ma... I ragni, c'è sta cosa che mi tormenta fin dall'inizio con i ragni, che dovevo lasciar loro dei soldi magari quando c'era quell'offerta per la raccolta a inizio gioco. Ok, comunque concentriamoci sul da fare ora. Siamo davanti a degli ingranaggi, sembra. Pirocorda. Ok, vediamo un po'. Raffredda. Le sue fiamme si attenuano con il soffio. L'attacco di pirocorda cala. Non ho tempo da perdere, mi sto solo facendo male. Ah, vabbè, allora, senti. Ah, ok. Napstalbook 22 ti ha inviato una richiesta di amicizia. Accetti la richiesta? Ma Napstalbook, certo, era fantasmino. Sembra che si sia già rifiutata da... Cosa? No, Napstalbook è amico mio. C'è un grembiule a terra. Lo prendo. Il grembiule è sporco. E lo mettiamo, allora? Cura un PS ogni due turni. E lo metto subito, allora, fermati. Equipaggiato, bene, mi dà anche più difesa. Ottimo, proseguiamo. Bella sta musica. Dream. Ciao, parla la dottoressa Alphys. Questo puzzle è tipo basato sul tempismo. Vedi che pulsanti lì davanti? E guarda, guarda, lo stavo per dire. Se non mi avessi chiamato l'avrei fatto comunque. Dovrei premerli tutti e tre in 3 secondi. Però devi darti con il giusto ritmo. Ok, ora premi il terzo. Ehi, looks like you... Ok, vabbè, è rimasto inglese. Sembra che tu dovessi solo premerne due. No, in realtà ha disattivato lei la trappola. Ha disattivata lei. Oi, ok, là si può solo uscire. Alphys ha pubblicato uno stato. Questa è l'ultima volta che aiuto con un puzzle. Le Mao. Ah, Alphys, fai la brava. Ehi, devo andare in bagno, quindi sarò AFK per un po'. Sono sicura che tu puoi gestire questo puzzle facilmente. AFK sarebbe away from keyboard. Ok, quindi quando... Oh, posso solo andare in certe direzioni. Ho capito. Bene. Ok, ho capito. Posso andare solo di qua. Quindi andiamo di qui. Di così. E no, sono scemo. Beh, ce la posso fare. Niente, sono scemo. E vado così. Ma se io ora scendo, poi risalgo. Oh, ce l'ho fatta.
In realtà era più semplice di quel che sembra alla fin fine. Ok. Ah, oh, si salva, bene. Oddio, Arphis. Oh my god, c'è chi dice che Mew Mew 2 è meglio di Mew Mew 1? LOL, è uno scherzo, dai. Ma va bene. Lo sa solo lei. Sapere che un giorno il topo potrebbe scassinare la cassaforte e rubare il formaggio ti riempie di determinazione. Zona brutta opinione. Oh my god, non vedono che rovina tutti i personaggi di Mew Mew. Va bene. La mia recensione di Mew Mew 2. Mew Mew Dolci Baci 2 non ha né dolcezza né baci, fa schifo, 0 stelle. Brava, come una vera... come un vero recensore di videogiochi anime, ok. Ehi tu, fermati! Che caldogero? No, le guardie. Abbiamo tipo ricevuto una soffiata anonima sull'umano con una maglietta a righe. Ci hanno detto che stava girovagando per roba in terra. Lo so, fa accapponare la pelle, vero? Beh, scialla, ti portiamo noi al sicuro, ok? Mm? Che c'è, fra? La maglietta che indossa? Cioè, che ha di strano? Frate, pensi anche tu quello che penso io? Cacchio, è tipo super imbarazzante. Ti dobbiamo tipo riempire di mazzate e roba del genere. Che belli sti due. Pulisci l'armatura. Provi a toccare l'armatura di Guardia 01. La tua mano scivola. Tipo giù le mani dalla mercanzia. Attacco di squadra. No, non ho le mani sulla tastiera, dicevo, perché mi stavo grattando l'orecchio. È la fresca delle monache. Allora, sussurro al 2. Racconti a 02 il tuo segreto preferito. Tipo, dacci l'anima, frate, non lo dirò. Ok. Ah, ma mi inseguono male però, eh. Se mi inseguissero bene mi farebbe schifo. Dai sudore gronda l'armatura di 02. Senti, io devo mangiare. Residuo canino, il resto del tuo inventario è riempito di residuo canino, non so cosa sia. Ma no, io volevo solo curarmi, non ho niente per curarmi. Non devo muovermi, ma solo così devo fare. Devo solo fare destra e sinistra. Oh. Ok, ho capito. Non devo muovermi in alto, ma è solo... Ok, bene. Però devo stare anche attento col tempismo. Non è che posso far caso. Ah, eccolo, la condensa inizia a scivolare via. Tipo crepa, eccetera, eccetera, fa caldo. Ah, cos'era quello? 02 guarda i suoi movimenti, agisci. Ok, no, la mano scivola via, niente. Quindi 02 va bene, ma 01 no, è un caprone. Non ce la faccio. Armatura fa caldo. Wow. Molto meglio. Gerone sembra preoccupato per qualcosa. Picchietti sul petto di 02 come se fosse un bongo di muscoli. Ehi, smettila! Cosa? Ok, così è più facile. 01 sta asciugando la fronte. Posso... No, la mano scivola via. Niente. Ancora nulla. Con lui ancora no. Non è il caso. Devo stare attento. Già. Ok, attenzione, stiamo iniziando, bene. Fra, io non ce la faccio più, non così, tipo 02, tu mi piaci tanto, Fra, mi piace come combatti, come parli, amo fare attacchi di squadra con te, amo stare qua con te, a sballonzolare, a ondeggiare le nostre armi in sincro, 02. Io
Cioè, voglio stare così per sempre. Voglio dire... Sbam! T'ho fregato, Fra! 0-1? Sì, Fra. Ti andrebbe di... prendere del gelato? Dopo? Certo, frate! Si scambiano sguardi sorridendo. Risparmiati. 100 uovi di oro. Bene. Vado a curarmi. Wow, che lotta. Ho capito solo alla seconda prova come evitare gli attacchi. Però, insomma, dai, è andata bene. Quindi quelli come dei bravi amicicci si vanno a prendere il gelato. Perfetto, andiamo avanti. Qua sbuffa tutto perché roba in terra. Alphys! Ops, aspetta, come va l'uma... Che cosa ha scritto? Ecco, Repubblica Natro Stato. Top 10 programmi che ti fanno scordare il tuo dannato lavoro. Oh, santo cielo. No, Metaton, no. Oddio. Ok, rieccomi. Un'altra stanza buia, eh? Non ti preoccupare. Oh, le mie capacità sì. Di atterranno tutto sotto controllo. Buonasera, bellezze, gentil bellezze. Ma, sul serio? Qui, Metaton, in diretta su TGMTT. Un peculiare evento sta accadendo a Roma in terra est. Fortunatamente un membro del nostro staff è già sul luogo al momento. Audace reporter, per favore trovi qualcosa che sia degno del nome news. La bellezza di 10 spettatori sono in trepidante attesa. Basket è divertente, vero tesoro? Peccato tu non possa giocare con queste palle. Sono palle da basket marca Everty Fashion, da indossare, non per giocare. Non puoi diventare ricco e famoso come Mua senza un paio di sfere abbellenti. È un bicchiere d'acqua senza peculiarità, ma tutto può essere una grande storia con un po' di impegno. Che ottima opportunità per una storia. Riesco già ad immaginarmi la prima pagina sul giornale. Un cane esiste da qualche parte. Francamente sono sbalordito. Cerco ancora. Cos'è? Oh no! Quel copione! Come ci è arrivato lì? Forza, è una super fantastica antrimonio il mio nuovo film a prova di fallimento! Wow! Metaton, il film! Oh no! Quel copione! Come ci è arrivato lì? Con Metaton! Ho sentito che come gli altri film Metaton, consiste per la maggior parte di 4 ore di riprese di petali che si adagiano sul mio corpo. Oh! Ma non è confermato! Non vorrai spoilerare il mio film con una storia così avvincente, vero? Per fortuna! Mi hai quasi dato un po' di pubblicità gratis! Oh là là, questo videogioco è dinamite! Anche se mi si vede dopo tre quarti del gioco. Ma non mi dispiace. Arrivare dal cielo come se fossi una vanna colmando quel desiderio di robot splendidi. Oh, è Metaton! Oh cielo, è un regalo da parte tesoro. Non provi eccitazione? Cosa può esserci all'interno? Beh, mi pare il momento giusto per scoprirlo. Attenzione spettatori, abbiamo trovato un regalo! Ed è il momento per il video in cui lo apri! Scopriamo cosa c'è all'interno! Quella forma circolare in nera è quello che penso! Sembra che Natale sia stato anticipato! Se Babbo Natale regalasse bombe invece di doni! C'è da dire però, una bomba, che regalo generoso! Hanno persino deciso di attivarla per te! Ma non emozionarti troppo! Non hai visto ancora il resto della stanza! Oh cielo! Sembrerebbe che tutto in questa stanza sia una bomba. Quel cane è una bomba! Ah. Quella palla da basket è una bomba! Pure le mie parole! Audace reporter, se non disinneschi tutte le bombe, questa bomba esploderà facendoti saltare in 1000 pezzi tra 2 minuti! Non credo farei ancora servizi dal vivo dopo ciò! Com'è terrificante, com'è disgustoso! I nostri nuovi spettatori lo ameranno! Buona fortuna, tesoro! Non ti preoccupare, ho installato un programma di disinnesco sulle bombe sul tuo telefono. Premi disinnesca quando la bomba è nella zona disinnesco. Ora vai e prendile. Ok. Cosa devo fare? Il cane è ancora attivo?
Ah, ho capito, beh, devo lottare proprio a mezzanotte, ok. Beh, disinnescata. Ottimo lavoro, continua a girare per la stanza. Ora prova ad andare verso quello in basso a sinistra. Cosa c'è in basso a sinistra? Non c'è niente. Ma non c'è... Ma si c'è... Cos'è? Dov'è? Ah, questo. Mamma mia, che paura. Disinnesca il gioco. Oh, cavoli. Ah! Ok, dai. Ma come to... Ma per favore! Ma ho perso. 9 secondi mancanti, frate. Qua ci sta pure questo. Vabbè, buonanotte. No, ho sbagliato. Peccato tesoro, hai fallito di disinnescare le bombe in 3 minuti, ora la bomba ti farà esplodere in 1000 pezzi. Pronti spettatori, sta per arrivare il momento che tutti stavate aspettando. Addio tesoro. Ah, sembra che la bomba non stia esplodendo. Questo perché? Oh, no! Mentre hai sistemato la bomba con le tue abilità da hacker! Ho sistemato... io ho modificato... Maledizione! Sembra che sia stato battuto di nuovo! Dannazzate, dannazzate a te, Fatto e Selfies, per il tuo grande aiuto! Ma non maledico i miei 8 fantastici spettatori per seguirci! Alla prossima volta, tesoro! Cavolo! Ci mancava poco, eh. Penso un po' meno di quanto avrei voluto. Dovevo darti indicazioni migliori. Ma non è colpa tua, tranquilla. E non c'era abbastanza tempo? Beh, è colpa di Metaton, non certo mia. Esatto. Ma è inutile giudicare col senno di poi. Sto finalmente iniziando ad avere fiducia nel guidarti. Ti proteggerò da quel vecchio robot cattivo a qualunque costo. Se proprio dovrò, attiverò persino... non pensiamoci ora. Siamo a metà percorso per il nucleo. Let's go! Eh sì, io direi che è anche il momento perfetto per concludere l'episodio, se ci fosse un punto per salvare dopo questo corridoio. Che dici? Ah, eccolo qui. Il nucleo. Ci rivediamo. Ho notato che sei stato un po' in silenzio. Hai timore di vedere Asgore? Beh, non ti preoccupare, eh. Il re è davvero un buon mostro. Sono certo che tu possa parlargli e... Con la tua anima umana potrai passare la barriera, quindi non temere, ok? Dimentica tutto con un sorriso. Va bene, Alphys, se lo dici tu mi fido. Bene, abbiamo un ascensore che ci porterà... piano 2 destra? O piano 1 destra? Non ho idea, ragazzi. Piano 3 sinistra, che è quello nel quale devo arrivare. Giusto? Oi oi. Eh sì. Oi oi. Io devo assolutamente salvare. No. Devo andare a salvare. Ho visto qualcosa ma non ho ben capito. Devo salvare. Amici, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Undertale. Wow, è stato fantastico. Nel prossimo episodio si proseguirà per il nucleo. Vedrò insomma cosa c'è da fare. E io sono convinto che donare ai ragni era qualcosa che dovevo fare. Però... non lo so, lo vedremo magari nel prossimo episodio, perché quella cosa che ho visto mi sembrava un ragno, ma non ne sono sicuro. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre il link a tutto ciò che serve. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Bye bye!